Saluto ovviamente i padroni di casa, il sindaco di Caulonia, Caiuso, e la presidente, la dottoressa Sorace della cooperativa Pathos. Li saluto sì, nel mio doppio ruolo, sia di sindaco di questo territorio, di un amministratore che anche lui appunto già da 10 anni abbiamo abbracciato a benestare questi progetti di accoglienza, e sia anche nel mio ruolo di consigliere delegato alle politiche sociali della città metropolitana di Reggio Calabria. Ecco, io nella mia testimonianza, perché appunto prima di essere sindaco ho ricoperto il ruolo appunto di assessore, vice sindaco, quindi con delega alle politiche sociali del Comune di Benestare, ho vissuto in prima persona questa bellissima esperienza che ovviamente continua a Benestare, anzi è aumentata, si è potenziata, ed ecco, conosco quindi sia tutto quello che c'è di bello, tutti i pregi, però ecco alcune lacune che purtroppo ancora affrontiamo giornalmente nelle difficoltà di un territorio, come voi ben sapete, fragile. Noi viviamo in un territorio stupendo, bellissimo da tanti punti di vista, però abbiamo delle carenze infrastrutturali che ci compromettono, diciamo, come dovrebbe essere, diciamo, questi progetti, ad esempio questi progetti di accoglienza sulla mobilità. Faccio appunto, ecco, paesi dell'entroterra, come qui c'è anche il sindaco di Camini, il sindaco di Sant'Ilario, così come il mio paese, paesi dell'entroterra, ecco, hanno maggiori difficoltà, perché appunto questi ragazzi, soprattutto riconducibili a un discorso di integrazione e quindi di poter, ecco, dialogare anche con altri centri, con altre strutture presenti sul territorio, essendoci delle difficoltà logistiche, ecco, sono chiusi molto spesso a se stessi. La cosa che non vorrei, ecco, riuscire a fare un passo in avanti è quello di poter dialogare tra di noi, tra questi territori, che appunto, in modo da poter condividere, integrare tante realtà, tante esperienze che ci sono a Camini, così come a Sant'Ilario e in tanti altri centri del nostro comprensorio Locridea. Quindi, ecco, su questo so che ci saranno anche i responsabili del servizio centrale, dove tra i tanti io anche faccio parte della commissione immigrazione dell'ANCI, ho più volte in una serie di sedute fatto presente che bisogna un attimo questi quadri economici, che poi gli enti gestori vanno poi nella concretezza a gestire, bisognerebbe un attimo essere un po' più flessibili in una rimodulazione, perché poi, ecco, vengono fatti questi quadri a livello nazionale, però poi bisogna calarli nella realtà in cui poi si opera. Quindi capite bene che un progetto fatto in Emilia Romagna, in Toscana, ha, diciamo, delle caratteristiche, delle esigenze diverse da quelli, dai progetti che vengono fatti in un comprensorio, in un territorio come il nostro, dove per poter rispettare tutti quei servizi, tutte quelle prerogative che ci vengono chieste dal bando, abbiamo la necessità di alcune diciamo sfaccettature che però non ce lo consentono, perché poi molto spesso questi bilanci sono molto ingessati, e quindi soprattutto mi collego al discorso dell'integrazione, perché altrimenti si fa solo accoglienza in senso stretto, ma poi a questi ragazzi gli lasciamo davvero molto molto poco. E su questo mi allaccio al mio ruolo della città metropolitana, dove noi, vi ripeto, non è una questione ovviamente di campanili o di magliette, per capirci, ma è una questione che va già dal governo Oliverio, si è poi confermato col governo Santelli, e adesso anche col governo Occhiuto si è ulteriormente accentuata. Cioè, il problema è che come città metropolitana, come settore politiche sociali, purtroppo non abbiamo ancora, nonostante una legge nazionale dice questo, non abbiamo una serie di funzioni, di risorse
che ci invece consentirebbero di riuscire a dare un contributo a queste realtà che abbiamo sul nostro territorio metropolitano. E questo non solo in ambito sociale, quindi di immigrazione, ma anche tutto quello che è connesso a questi servizi, ad esempio sul trasporto. Il trasporto pubblico è gestito inspiegabilmente dalla Regione Calabria. La provincia non ha la possibilità, se noi sappiamo che c'è un centro di accoglienza in una frazione, come in effetti c'è a San Nicola, che è una frazione diciamo molto distante, ecco, giustamente quella struttura ha delle difficoltà di mobilità logistiche per raggiungere, ecco, il centro di Caulonia, e noi come provincia, come città metropolitana, non siamo nelle condizioni tecniche di dare una mano, un supporto da un punto di vista di mobilità, perché la regione si tiene queste funzioni. Quindi è un appello che faccio nel questo breve saluto per dirvi, ecco, cerchiamo di fare quadrato intorno a queste esigenze, perché ecco, tutti insieme avremo la possibilità di una piccola inversione di tendenza su una serie di problematiche che ancora permangono. Penso che tutti insieme possiamo ancora, ecco, riuscire a cambiare qualcosa, perché si tratta veramente di situazioni risolvibili, che è solamente una questione di volontà politica. Io veramente vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro.